I fiori non sono finiti su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Rido perché capisco che per Arte per te questa è la stagione dei fiori. Ho cominciato a fare fiori e non ho più smesso, però ogni volta che finisco con un materiale mi viene la curiosità di provarlo con un altro, e in estate mi è venuta la curiosità di provarlo con la rafia. Infatti oggi faremo tanti fiori di rafia che serviranno, tanti fiori e decorazioni di rafia che serviranno per abbellire poi una borsetta che io ho comprato tanto tempo fa all'UBS per 10 euro, una svendita, e che era carinissima ma aveva un particolare che proprio non mi piaceva. Allora io ho detto, ma se faccio dei fiori li implico, eh? Cosa ho detto? Scopriamolo sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre decorazioni di rafia, i nostri fiori, le nostre decorazioni di rafia per abbellire la nostra borsetta. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri bellissimi fiori di rafia. Allora, innanzitutto la pistola per la colla a caldo e naturalmente le stecche, forbici o forbicine, e uno stuzzicadenti, naturalmente della rafia. La rafia qui la fa da padrona e mi servirà per abbellire questa borsettina che ho comprato l'anno scorso all'OVS e ho pagato 10 euro, che in origine non era così tutta di rafia, ma si presentava, ne ho prese due infatti, così, con questo inserto di vernice marrone, anche quella viola era marrone, vabbè, che io toglierò e farò totalmente gialla anche questa, tutta con le decorazioni rafia. E quindi vi dicevo, per abbellire delle borse in rafia ho comprato della rafia. Dove l'ho comprata? Alla Lidl, in queste confezioni carinissime da 3, a mi sembra meno di un euro ciascuno. L'ho comprata tanto tempo fa, ma alla Lidl ripropongono sempre gli articoli. Cominciamo subito. Comincio subito con un fiorellino rosso. Come prima cosa taglio un pezzettino di rafia, così, un 20 cm, e dei 20 cm ne tolgo anche un 3 cm che mi premunerò di aprire e poggerò sul mio piano da lavoro. Adesso comincerò ad arrotolare attorno alle mie dita in maniera abbastanza regolare, quindi facendo delle circonferenze che siano sempre più o meno della stessa dimensione. Ok. E taglio, dopo aver fatto una decina di giri, taglio, tengo ben fitto, passo, esco, me lo esco dalle dita e senza mollarlo inserisco il pezzettino che avevo tagliato prima e stringo forte, faccio un bel nodo. Dopodiché taglio belli bassi tutti i pezzettini di rafia che fuoriescono e mi tengo molto bassa nel tagliarli e faccio 5 di questi rotolini, così. Dopo che avrete fatto tutti i petali del fiore, cioè 5, guardate, ve li metto in posizione così, guardate che carino, se vorrete potrete farlo anche di 6, di 12, di 25, come vi pare. Vi consiglio di fissare i nodini e le estremità che abbiamo precedentemente tagliato con un punto di colla a caldo, in modo che non si muovano più e che rimangano ben fissate. Adesso dobbiamo fare il centro, e per fare il centro del fiore naturalmente prendiamo la rafia di colore giallo. Con l'aiuto di uno stuzzicadenti adesso arrotoliamo a mo' di girellina. Stringiamo bene e arrivati a un certo punto fermiamo con un puntino di colla a caldo, attenzione a non bruciarvi, e tagliamo. Io lo faccio di due colori, ma voi potete fermarvi anche a un colore solo, eh? Quindi fissiamo ben bene e riprendiamo da lì dove abbiamo lasciato con un altro puntino di colla a caldo ad arrotolare. Quindi proprio uniamo i due nastrini. Attenti a non bruciarvi. Benissimo, continuiamo ad arrotolare. Mettete un puntino di colla a caldo un 4 cm prima
della fine, perché qui dobbiamo giocare di astuzia e girare il nostro rubino verso il fondo, girare il nostro capetto verso il fondo. Arrivati a questo punto possiamo montare il nostro fiore. Abbiamo qui il centro ed i petali. Prendiamo la nostra colla a caldo, spariamola abbondantemente su questo fondo di carta che ci siamo preparati, che accoglierà i nostri petalini in maniera ordinata e facendo sì che si possano appiccicare senza che noi ci ustioniamo. Quindi uno accanto all'altro andiamo a posizionarli e ad inserirli così. Lasciamo asciugare bene il tutto in modo che tutto sia bello e stabile. Diamo quindi ai nostri petali l'aspetto che più ci piace, più o meno bombato, più irsuto, meno irsuto, più separato o più unito, insomma come vi pare. E allora prendiamo il nostro centro e, facendo una leggera pressione al suo interno, senza esercitarne troppa perché sennò la rotellina può venire fuori e roviniamo tutto il lavoro fatto, quindi piano piano diamole una forma un po' a cupolina. Quindi prendiamo questo lembo, giriamo, riempiamo la nostra cupolina di colla a caldo, così lei è bella e assicurata. Ritagliamo l'eccesso, attenti che questa ustiona, che è un piacere, e facciamo in modo che appunto il nostro giro finisca qua dentro. Aiutiamoci con uno stuzzicadenti senza farci male. Quindi aggiungiamone un altro pochino e con scatto felino ed agile mossa mettiamolo al centro della nostra composizione, facendo in modo di pressare non la cupolina, se no si appiattisce, ma i nostri petali verso l'alto. Voilà! Quando sarà tutto asciutto toglierete gli eccessi di colla che si vedono e il nostro primo fiorellino è fatto. Altro modo per fare i fiorellini: prendere un po' di raffia e arrotolarla al dito, avendo cura di metterla sempre una sull'altra, la striscia di passaggio. Arrivati alla fine, fermarne la fine con un punto di colla e mettere così la rondellina, una volta ben asciutta, che non si possa quindi più slegare, a riposare sul piano da lavoro. Farò 5 di queste rondelline. Per il centro, invece, opterò per una rotella chiusa. Anche qui, come vi dicevo prima, apriamo un pezzetto di carta, perché poi ci occorrerà per montare tutto il fiore in via definitiva. Quindi il nostro pezzetto è il centro, che in questo caso farò rosso e verde. Benissimo, siamo pronti. Ora dobbiamo incollare il fiorellino. Cerchiamo di mettere le rondelle dalla parte in cui non si veda minimamente la colla, quindi così, e cerchiamo di mettere verso il centro la parte dove finisce ogni rondella. Quindi al centro metto questa e fisso. E poi tutto attorno, quindi qui tutto attorno metto la colla, e oltre a metterla tutto attorno alla rondella principale, su ogni chiusura ne metto un po'. Adesso aspettiamo che si asciughi, così noi non ci bruciamo minimamente. Il fiorellino è fatto così, ma dobbiamo rifinirlo, perché dietro a tutta questa carta che si vede, e a noi non piace per niente, giusto che si veda tra i buchi. Quindi piano piano
ripeto, voi aspettate che si raffreddi, io no. Ritagliamo il tutto e solo alla fine, quando è tutto asciutto, se vorrete dare maggiore stabilità, potrete unire con la colla a caldo anche i singoli petali l'uno all'altro. Una cosa che vi consiglio di fare alla fine è, casomai con un punto di colla qualunque, la colla che avete, se non dovete attaccarli tutti, perché se li attaccate tutti il problema non sussiste, ma se devono rimanere un po' volanti così, il ricciolo iniziale fissatelo, perché ancora questo è libero. Quindi come fare? Lo prendete, punto microscopico di colla, e lo reinserite al suo posto. E il nostro secondo fiorellino è pronto, sempre di raffia, assomiglia moltissimo a quelli fatti di carta, da lì ho preso l'ispirazione per farlo, sinceramente, solo che di raffia mi sembrava più bellino. Adesso provo a fare un fiorellino come questo, però con più colori e con i petali più piccoli. E allora, per fare con più colori nel petalo, intendo, e con i petali più piccoli, lo farò giallo e viola. Lo farò con i petali veramente piccolini, quindi 1, 2, farò soltanto 5 giri e taglierò. Prendo un po' di raffia, esco il rotolino dal dito, annodo, taglio gli eccessi, ok, continuo. E per il centro la solita rondellina, che questa volta farò solo gialla. Prepariamo come sempre la nostra carta, mettiamo la colla a caldo e componiamo il nostro fiorellino. Lasciamolo asciugare perfettamente, quindi ritagliamo e modelliamo i petalini, e noi ci rivediamo dopo. Un altro tipo di fiorellino che mi piace particolarmente è il fiorellino visto a tre quarti, un po' in maniera frontale, non a corolla aperta ma a corolla laterale. Si fa il solito giro attorno alle dita, ho fatto 13 giri, taglio, taglio un pezzettino, tiro via dalle dita, passo dentro e leggo. Oramai come si fanno i petali l'avete capito, quindi facciamone 3. Come sempre tagliamo l'eccesso e fermiamolo con un po' di colla a caldo. Prendiamo anche qui il nostro rettangolino di carta e prendiamo qualche pezzetto di raffia gialla e facciamo un nodino sull'apice della strisciolina, solo da una parte. Ok, accorciamo, quindi prendiamo i nostri pistilli, perché questo saranno, diamogli un'accorciatina generale e appiccichiamoli sulla cartina su cui metteremo un bel po' di colla, così. Appoggiamo uno. È già così, guardate che carino, ma noi andiamo fino in fondo, giriamo il nodino nella parte retrostante, quindi non in fondo come abbiamo fatto per i petalini, non qui, ma mettiamolo dietro e schiacciamo in basso così e appiccichiamo le altre parti in questa maniera. Non appena tutto sarà asciutto, definite bene i tre petali, quindi. E adesso facciamo una fogliolina e la facciamo in maniera molto molto stilizzata, quindi partendo sempre da una rondella chiusa, non troppo fitta, quindi partiamo dalla nostra rotellina, andiamo, 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 giriamo, giriamo, giriamo e la portiamo avanti in maniera non troppo fitta, come vi dicevo. A questo punto prendiamo il nostro lembo finale con rotellina chiusa, mettiamo un punto di colla
e attenti a questo passaggio, la poggiamo proprio qui, così, ok? In modo da fermarla, ma lasciare un po' di gioco, che lei si possa un po' riaprire su se stessa. Ok? A questo punto sarà una rotella morbida. E allora noi tiriamo verso il basso il baricentro, così, tac, un po' come abbiamo fatto per le roselline di carta del biglietto della festa della mamma, e schiacciamo. Ben bene. Ed ecco qui la nostra fogliolina bella e pronta. Anche questa, naturalmente, se dovete appiccicarla, fatela aderire dietro ad un pezzetto di carta, come farò io. Se invece dovete lasciarla libera, vi consiglio di bloccare il primo giro. Come? Avanti, vedo di farlo con voi. Uscendolo, sporcandolo leggermente di colla, così, spero che il regista sia bravo a zoomare, e senza ustionarvi, rimettendolo nei giri di foglia. Olè! Quindi stringete e vedrete che lui starà bella e ferma, la vostra fogliolina pure. Componetevi insieme nei vostri oggettini creativi, insomma, un po' come più vi piace, come più vi aggrada. E dopo aver fatto girellini, girellini, girellini e fiorellini, 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 ecco come sono venute le mie due borsette. Quella gialla l'ho fatta così, con questa margheritona, la margheritona che abbiamo fatto assieme, questa è uguale, ha cambiato solo i colori, è un fiore come quello glicine che abbiamo fatto insieme, però arancione. I colori sono un po' più accesi in videocamera, sì, mi piace molto. Mentre per quanto riguarda l'altra, quella viola, l'ho fatta tutta così, ricordando un certo marchio che tanto uso io, e devo metterla proprio con un vestitino di quelli, simile, non uguale naturalmente, carina, così estiva, fresca, spiritosa. Fiorellini, borsettine, vi lascio le foto e noi ci rivediamo di là. Visto che carina, carina la borsetta, orrenda all'inizio, ma poi bellina diventata in un secondo momento, grazie alle nostre decorazioni, ai nostri fiori. Spero che questi fiori di raffia vi siano piaciuti e vi siano utili per decorare le vostre cose, le vostre borse del mare, dei cerchietti, dei fermagli, insomma, usatele per quello che meglio credete, anche semplicemente per decorare dei pacchi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su e condividetelo come sempre. Lasciatemi tanti commenti, vi aspetto sempre sulla pagina Facebook e su Instagram. Cercate Arte per Te e troverete il mio mondo in foto. Spero che stiate passando una splendida estate in compagnia anche di Arte per Te. Ci vediamo presto, al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima!